Ciao a tutti raghi, bentornati su Vanny Games. Allora, siamo di nuovo su Formula 1, stiamo per iniziare la nuova stagione. Come vedete, siamo in rosso. Siamo ufficialmente piloti della Ferrari, il nostro compagno di scuderia è Kimi, il grande Kimi. Posizione in qualifica minima quinti, posizione in gara minima quarti, stato pilota secondo, obiettivo scuderia difficile. Considerando che è tipo un mese che non gioco a Formula 1, penso che sarà un po' difficile. Però vabbè. Nuovi piloti, nuove vetture, una nuova stagione di Formula 1. Siamo sempre all'Albert Park, che conosciamo da 20 anni ormai e che ospita la prima di 21 gare di un campionato che ci porterà da qui, Melbourne, Australia, in un giro del mondo che si concluderà al circuito di Yas Marina di Abu Dhabi. Ecco dunque il circuito, 16 curve totali, 6 a sinistra e 10 a destra compongono i 5,3 km attorno al lago di Albert Park, con le curve 1 e 3 che forniscono le migliori opportunità di sorpasso. Siamo quasi alla partenza ed ecco come si configura la griglia di oggi. Fernando Alonso vede chiaramente la prima curva dalla sua pole position e Kimi Raikkonen completa la prima fila. E ora vediamo il resto della griglia. Il capitano, Ricciardo, Max Verstappen, Evan Dorn, Perez, Sainz, Bottas e Kevin Magnussen. È quasi il momento di accendere i motori. Andiamo in pista. Ok, ragazzi. Siamo pronti, il primo giro di formazione di questa stagione. Partiamo terzi perché Hamilton non so come ha già preso una penalità. E ci abbiamo Kimi davanti e il ritorno di Alonso scatenato su una McLaren che gli abbiamo preparato noi praticamente. Sarà dura perché vanno veramente forte, difficoltà 100, quindi bisogna stare concentrati. Pronti raghi, pronti. Dobbiamo approfittare della penalità di Hamilton perché è un'occasione ghiotta. Gli altri piloti si stanno posizionando lungo la griglia, porta pazienza e attendi i semafori. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ma dai! All'esterno! Tien botta! Grande, grande, grande! Attenzione, coppia Ferrari davanti! Un po' di sovrasterzo. Abbiamo rischiato qualcosina. Alonso è scatenato comunque. Grande ritorno di Fernando. Avvicinando alla finestra del pit stop, monteremo gomme super morbide. Errorino in entrata.
Non lo facevo così vicino, Fernandino. Porca vecchia. Ci prova qui. Madonna. Mamma mia, ragazzi. Ho fatto una derrapata. Oh, Fernando. Fernando, pianissimo. Facci pianissimo. Vai, vai, l'abbiamo costretto a fermarsi. Intanto Kimi se ne va. Allora, abbiamo il pit stop al quarto giro. Alla fine del quarto giro. Gli ufficiali di gara hanno autorizzato l'uso del DRS. DRS è disponibile da adesso. Abbiamo una strategia alternativa a disposizione sul DMF. Mantieni strategia attuale. Ah, brutta. Ragazzi, che erroraccio. Sarà una gara impegnativa. 15 giri non sono più abituato a farli, quindi cerchiamo di tener botta finché riusciamo. Che qua, se veniamo risucchiati da sto gruppone, poi è un casino. Per favore, riduci l'erogazione delle RS. Uh. Abbiamo bisogno di caricare la batteria. Mi stai dicendo che le ultra soft iniziano già a mollarci? Arriviamo a fine gara con le super soft un po' al limite, ve lo dico, preparatevi a soffrire. Ricorda di entrare ai box in questo Oh, giro. paletto. Tieni d'occhio quanto dista la linea di intera Erroraccio, velocità erroraccio. all'ingresso della corsia dei box. E fai attenzione a non superare il limite. Qui ci siamo bruciati il vantaggio che avevamo, cavolo. Potevamo andare i box con un buon margine e invece. Mettiamo la grassa per questo giro. Vai, 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 vai. Vai, Rapidi. vai, vai. Rientriamo. Ultimi o penultimi? Ultimi. La strategia di gara è Forza, completa. ragazzi, Adesso forza. devi finire la corsa con queste gomme. Concentrazione. Tu mi darai un po' fastidio, vero? Sergei Sirotkin. Mi darai un po' fastidio. T'azzardare a rompere le balle, eh? Bravo, così ti voglio. Ragazzi, non potevamo stargli dietro perché Splendido, bella avremmo mossa. perso troppo tempo.
Kimi ai box. Veloce, veloce, veloce. Dai, non è andato male sto giro, eh. Via veloce come il vento. Allora, un po' di gente si è fermata. Il distacco dalla prima è 15,9 secondi. Se ci va di culo, Kimi rimane un po' impantanato adesso. Erbetta, l'angolino d'erbetta l'abbiamo preso. Dai Vanni, dai Vanni. Spingi. Mannaggia, ci voleva un DRS in sto giro, dovevamo essere più vicini. Riduci l'erogazione delle RS. Magnussen rientra ai box, vero? Bravo. Ah. Ancora lontano Kimi. Però abbiamo recuperato, mi sa, qualche cosa da Alonso e Ricciardo, perché sono lì ancora i box. Verstappen secondo, attenzione, c'è un po' di casino lì dietro. Hamilton chissà dov'è? Madonna, che inizio di stagione per Hamilton. Allora, abbiamo praticamente tra Raikkonen e noi, e tra noi e Verstappen, sì, c'è all'incirca lo stesso gap. Ed è abbastanza importante. Quindi attenzione ora, cerchiamo di non bruciare le gomme perché già arriveremo alla fine a fatica. I primi giri frenetici sono sempre più difficili, molto facile sbagliare lì. Da quando abbiamo fatto il pit stop ho guidato molto più pulito, però ormai Kimi era troppo avanti. Lunghino. C'è un bel gruppetto lì, dietro. Verstappen. Poi abbiamo una Mercedes, non McLaren. Carburante a sufficienza per altri tre giri. Fai attenzione, c'è la virtual safety car. Riduci la velocità e mantieni positivo il delta. Attenzione, okay, ragazzi. Rallenta, rallenta. Non ci facciamo fregare. Vuol dire che stai andando troppo veloce. Se becchiamo una penalità per sta cazzata. Verstappen fuori. Attenzione! Dai, terminiamolo. Terminiamolo. Via, 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 via. Porca vacca, proprio sul rettilineo. Bandiera verde, bandiera verde. Siamo di nuovo in gara. Su, 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 non perdiamo la concentrazione, sennò
Direi che le gomme hanno retto benissimo. Pensavo molto peggio. E invece... iniziano solo ora a dare qualche segno di cedimento. Qualche svirgoletta. Ragazzi. Ragazzi, il disastro. Il disastro. No, 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 no. Qui non ci arriviamo secondi, eh. Ma va là. Madonna, ragazzi. Secondo me la velocità pure è semplice, tutto qui. Possiamo starcene tutto il giorno a parlare di strategie, sorpassi e gestione delle gomme. Ma alla fin fine per vincere bisogna prima di tutto essere veloci. E a mio parere puttana di quella puttana. Ma che coglione, ragazzi. Più alto, ancora una volta, c'è la Ferrari. Che gara abbiamo buttato? Non ci posso credere. Ma un errore da imbecille proprio. Ero troppo rilassato. No, raga. E ora diamo un'occhiata alla classifica piloti. Kimi Raikkonen conquista la vetta della classifica piloti. Vorrei farti una domanda. E c'è andata bene poi. Che non abbiamo spaccato l'asse. Lewis Hamilton. È stata esattamente la gara che ci si aspetta da un pluricampione del mondo. Ed ecco come si configura il campionato costruttori.